Non ho mai visto, non so tu caso, una campagna elettorale più sgangherata, più mediocre, più piena di bugie, più piena di cose impossibili. E che il buon senso vostro, e anche di chi le dice, sa che sono impossibili e che tutte queste proposte esuberanti si spegneranno il 5 marzo come le candele, una dietro l'altra. Le vostre proposte, su cui verrò, ma quelle che mi propongono oggi più debito, io mi dico con responsabilità che non sono possibili. E che chiunque vi dica continuiamo a crescere il debito pubblico vuol dire semplicemente che ci porterà contro un muro e voi lascerete generosamente ai vostri figli una gran bancarotta. Quello che noi invece proponiamo, che non vi piacerà, ma noi crediamo, io credo sia una proposta ragionevole, è il blocco della spesa pubblica per la prossima legislatura. Che non vuol dire tagli, lacrime, sangue, no, vuol dire che si può anche rimodulare la spesa all'interno, vuol dire che si possono per esempio mettere a gara alcune delle municipalizzate in perdita, sono quasi tutte in rosso tanto per essere chiaro, prendete l'ATAC a Roma, ma insomma venite da altri, difficile trovare una gestione pubblica municipalizzata in rete, no, sono quasi tutte in perdita. Noi pensiamo che se riusciamo a mettere i conti in ordine, riducendo il debito a 109-110, nella seconda parte della legislatura possiamo veramente pensare a ridurre l'IRPEF e l'IRES, tanto per cominciare.